Riguardo il primo punto dell'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che in data 13/10/2011 l'ARPAC ha effettuato un ulteriore sopralluogo presso l'ex ufficio postale per eseguire i campionamenti finalizzati alla verifica dell'eventuale ricaduta di polveri pericolose avvenute durante l'esecuzione dei lavori di demolizione subito sospesi. Sono stati prelevati numero 7 campioni, numero 4 campioni, polverino non hanno presentato fibre aereo disperse pericolose di amianto, mentre è stata riscontrata la presenza di amianto nei pezzi di fibrocemento degli altri 3 campioni. In merito alla presenza di amianto in quest'ultimo numero 3 campioni, l'ARPAC ha confermato che appartengono alla stessa pensilina di ingresso lato pubblico e che nella movimentazione dei materiali di cantiere sono stati trascinati in altri siti. Veramente a questo punto l'ARPAC, ovviamente a questo punto l'ARPAC ci dice che è con, quindi sono costruiti da depositi accumulatisi nel tempo e dalla ricaduta dalla parte fina che ho utilizzato durante i lavori di evoluzione del manufatto. È un risultato atteso e concluente con gli accertamenti del 2004 e di questo dipartimento è come suscitato individuare la lana di vetro, il materiale coinvolto contenuto nella tuta delle pareti esterne e di quelli di divisione di spazio interni dell'edificio. E che le fibre, non ci sono fibre aerodisperse pericolose di amianto nell'ambiente. Per quanto attiene gli altri punti dell'interrogazione, si fa rilevare che a seguito dei risultati scontrati sui prelievi campioni effettuati in data 13/10/2011, si è provveduto immediatamente a mettere in sicurezza le aree interessate, per cui il ritardo nella prosecuzione dei lavori non comporta assolutamente pregiudizio per la salute dei cittadini. Ad ogni modo, i lavori saranno ripresi a breve, in quanto è in fase di definizione la procedura per l'autorizzazione da parte dell'ASL del piano di lavoro e di smaltimento del materiale amiantato. Si allega a straccio, è stata fatta la comunicazione immediatamente al rilancio per la messa in sicurezza anche di questi residui. Il rilancio ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area suddetta, ha integrato il piano di lavoro agli organi competenti, in attesa delle autorizzazioni per, diciamo, la ripresa dei lavori. Sono breve perché io vedo che siamo. In questa interrogazione c'erano pure delle domande retoriche, nel senso che c'era una nuova analisi da parte dell'ARPAC, diciamo, si sapeva, chiaramente si sapeva che vie traversissime, cioè si sapeva perché noi chiaramente non è che era una cosa più ufficiale. Noi abbiamo voluto fare questo tipo di interrogazione, innanzitutto per un motivo proprio di dare centralità per questo tipo di tematiche a quest'aula, perché voi lo sapete, basta girarsi intorno, tutti fanno il proprio mestiere, lo fanno bene, ognuno nel suo piccolo cerca di portare un'idea di verità, ci sono i movimenti che fanno il loro mestiere, ci sono l'Unione Pubblica che fa il loro mestiere, ci sono ognuno che tende in un certo senso di portare avanti un'idea. Ma la centralità dell'aula noi riteniamo che sia importante. Quindi era necessario che in quest'aula oggi si venisse a conoscenza di che cosa è successo a, diciamo, all'ex posta, se vi è pericolo per la salute pubblica, se, diciamo, i lavori quando saranno completati, perché chi passa là vicino la domanda se la pone, la domanda che credo la ponga pure a voi, perché è una domanda, diciamo, di per sé naturale. Se era per noi i lavori sarebbero già finiti da voi, si sarebbe diciamo, c'è sicuramente io i lavori tecnicamente i lavori riprenderanno nel momento in cui arriverà l'autorizzazione di avvenuto il certificato di avvenuto il smaltimento dell'amianto in Germania. Io avevamo queste le domande e avevo già, tra virgolette, avevo già la risposta, però sentirla in quest'aula credo, vediamo che sia un'operazione importante per dare centralità a quest'aula e non a quello che accade
nonostante ognuno un'altra faccia il proprio mestiere, l'altra faccia il proprio mestiere, ognuno si impegni perché questa tematica rimanga, diciamo, secondo i principi del futuro. Va bene. Allora, la seconda interrogazione, sempre presentata dai consiglieri comunali di Cerino Campanella, che è stata protocollata sempre l'11 novembre 2011. Allora, premesso che... Un po' di rispetto la Regione Campania ha premesso che la Regione Campania ha finanziato un nuovo conglomerato dell'asse di San Nicola San Giorgio a Palermo, il fondo POR FSL Campania 2007-2013, obiettivo operativo 2.5. Sono state appaltate oggi opere di infrastrutturazione primaria per quasi 7 milioni di euro, che a completamento dell'intervento lascerà un nuovo conglomerato di gestione di 150.000 euro tra aree per attività produttive, viabilità, parcheggi, impianti tecnologici. I suddetti interrogano il sindaco e l'assessore delegato per sapere la tempistica presunta di completamento dell'area da parte del consorzio ASI e tutti i dettagli tecnici operativi per l'assegnazione dei lavori. Le azioni che l'amministrazione comunale intende e con il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio per incentivare le proprie attività produttive e per fare in modo che un intervento di tale portata abbia reali ricadute di tipo occupazionale e di sviluppo economico. Altresì le azioni che l'amministrazione comunale in sinergia con il consorzio intende mettere in atto per prevenire il pericolo di infiltrazioni malavitose. Allora, risponde l'assessore Baricelli. Sempre lettura per alcuni punti della relazione a firma dell'architetto Mariucci. Riguardo la realizzazione delle infrastrutture primarie dell'agglomerato incrustante di San Nicola Mantegna, San Giorgio del Santo, parte del consorzio ASI di Benevento, sta presente in questo comune, rilasciato il consorzio medesimo permesso di costruire il numero 48 del 23-10-2007. I cui lavori attualmente in corso interessano il territorio del Comune di San Nicola Mantegna. In data 6 maggio 2011 il Consorzio ASI di Benevento ha richiesto il rinnovo del permesso di costruire il predetto che allo stato è in fase di istruttoria. Riguardo l'assegnazione dei lotti a destinazione industriale del Comune di San Giorgio del Santo, c'è da dire che l'ASI fino ad oggi non ha comunicato a questo Comune nessuna richiesta da parte di ditte interessate. Per quanto riguarda il punto 2 e il punto 3, ricordo che del consorzio ASI fanno parte dell'amministrazione provinciale, il comune di Benevento e la Camera di Commercio. Noi come comune di San Giorgio saremo vigili per quanto riguarda quello che ci compete amministrativamente, ma abbiamo anche la fortuna di avere il nostro sindaco che è capogruppo alla provincia, quindi penso che questa sia la garanzia maggiore, almeno per quanto riguarda la maggioranza. La maggioranza su questo sta tranquillo. Per quanto riguarda il terzo mistero, la terza infiltrazione malavitosa, infiltrazioni malavitose, noi saremo vigilissimi da questo, vigili urbani in questa, diciamo, in questa azione, ma il nostro è un territorio, diciamo, pulito, che penso che la nostra continueremo in questa azione che abbiamo intrapreso. Buongiorno, se l'assessore Baricelli mi consente. Siete il sindaco? No, non in questo senso qua. Che è chiaro, l'ha detto, è chiaro che lo faremo, naturalmente nel rispetto dei ruoli, perché parliamo di un organismo che non è il comune, quindi nel rispetto dei ruoli noi saremo vigili e molto attenti a quello che avviene nel nostro territorio e ci mancherebbe altro. Questo vale per l'ASI, così come vale per tutti gli altri organismi che insistono sul territorio di San Giovanni, nei quali cercheremo addirittura di entrare con le partecipazioni proprietarie. Per quanto riguarda l'ASI, voglio aggiungere una cosa, ci ho chiesto a Felice scusa, è una cosa che è venuta stamattina. Diciamo che riguarda o non riguarda questo comune, ma lo dico come notizia,
Voi sapete che l'ASI da anni è commissariato, cioè un commissario nella persona di un funzionario regionale di ASCO. Persona molto completa. Che è un funzionario regionale, ed è bene che gli si venga tolto questo strumento dalle mani. Questo ho detto stamattina, la cosa verrà a breve, perché questo organismo deve ritornare ai legittimi, tra virgolette, associati, che sono la provincia, la Camera di Commercio e il Comune di Benevento. Questa mattina il Consiglio Provinciale ha approvato, ha fatto il primo e definitivo passo affinché questa situazione venga sbloccata. Abbiamo approvato lo statuto che il Consiglio Regionale, lo statuto dell'ASI, il nuovo statuto dell'ASI che il Consiglio Regionale ci ha trasmesso. Stamattina, dopo un lunghissimo dibattito, che ho veramente visto me proprio, insomma, abbiamo approvato questo statuto, quindi tra breve si procederà al riordino dell'organo. L'organo viene così formulato, l'organo dell'ASI, l'Assemblea Generale dovrebbe essere di una decina di componenti, quattro la cui nomina, quattro spetta alla provincia di Benevento in persona del Presidente, che nominerà quattro esponenti dell'ASI, quattro esponenti dell'Assemblea, componenti dell'Assemblea, tra il Comune e la Camera di Commercio. È chiaro che la nostra, il nostro non distrarci su queste cose significa anche che, insomma, voglio dire, noi ci faremo sentire anche in quella sede, e io sono molto fiducioso che saremo molto ben rappresentati sotto tutti i punti di vista. Sei soddisfatto? No, io tenevo solo una piccola riflessione. Potenziale che sta là, cioè ci sono, basta andarci in una zona che era agricola e che aveva sicuramente una vocazione agricola, ma su cui oggi anche quella tematica andrebbe un po', diciamo, messa un po' da pazza. Aver fatto una riflessione su quelle aree che potevano andare. Andiamo alla fase successiva. In questo momento ci stanno 750.000 metri che sono arrivati là, che entreranno all'industria. Allora, noi dobbiamo immaginare che cosa accadrà, perché voi lo sapete, per esempio, in notizia, se uno legge il piano di rifiuti della regione Campania, buonasera a tutti, se uno lo legge bene, purtroppo non è che non è capitato per caso, in quell'area là, il piano di rifiuti della Campania sono state, diciamo, codificate tutte le leggende aree ASI. Perché c'è oggi da parte della regione Campania la necessità di allocare in alcune aree ASI anche qualche. Allora, questa cosa qua, oltre al pericolo che questo è sempre potenziale, per evitare, ma questo è un rischio che corriamo tutti, tanto per rimanere la cosa, che un domani, nel momento in cui venga allocato là un inceneritore di farmaci, che potrebbe essere una potenzialità per chi legge il piano di rifiuti regionale, nel momento in cui accada questo, noi purtroppo rischieremo, come è capitato in altre occasioni, del cosiddetto mal militari, cioè che noi abbiamo dato 750.000 metri di terreno in una zona agricola straordinaria, ma dico non noi tutti quanti, ha un impianto così, invasivo, perché invasivo è una IAS, basta andare a vedere, con il rischio che dopo non avremmo avuto, perché oggi noi sulle ASI una riflessione come Comune non l'abbiamo fatta, nonostante che si faccia un corso, cioè oggi l'ASI dice